Le patate al forno sono uno di quei piatti che in vario modo accompagnano i pranzi e le cene di tutti noi. Sono il contorno ideale per arrosti, polpettone e pietanze di pesce. Pur trattandosi di un piatto estremamente semplice nella sua esecuzione, per realizzarlo al meglio occorre adottare alcuni piccoli accorgimenti che ne esalteranno il gusto, l'aspetto e ne accorceranno considerevolmente i tempi di cottura. Se vi piacerà la videoricetta, lasciate un like. Grazie! Come prima cosa, mettere a bollire una pentola con acqua. Intanto lavare e tagliare le patate e farle ricadere in una ciotola colma d'acqua per evitare che anneriscano. È importante cercare di tagliarle dello stesso spessore, così impiegheranno tutte lo stesso tempo a cuocere. Appena raggiunto il bollore, salare leggermente l'acqua e sbollentarvi le patate per circa 5 minuti. Non esagerare con la cottura, altrimenti esse inizieranno a sfaldarsi. Trascorso tale tempo, estrarre con delicatezza gli spicchi di patata con una schiumarola, depositandole direttamente nella teglia da forno, che dovrà essere abbastanza capiente da permettere di girare agevolmente le patate in cottura. Cospargere con rosmarino e origano. Salare, pepare e irrorare con olio extravergine di oliva, ma senza esagerare. Cuocere a 180 gradi nella parte centrale del forno ventilato per i primi 15 minuti e poi passarlo a 200 gradi alla modalità statica per gli ultimi 15 minuti. Evitare di rigirarle finché esse abbiano iniziato a formare la loro deliziosa crosticina e siano quindi meno delicate.
quando saranno dorate a sufficienza, secondo il proprio personale gusto, sfornare. Le patate al forno light veloci sono così pronte per accompagnare le vostre pietanze. Si possono conservare in frigo ben coperte per un paio di giorni al massimo.